In attesa di trovare l'intesa sull'impiego e gli straordinari dei vigili urbani, il Comune di Salerno guarda all'ormai prossima inaugurazione delle luci d'artista. Oltre all'allestimento delle luminarie, la priorità è anche quella di evitare il ripetersi di scene già viste con il lungomare invaso da venditori abusivi. Questo almeno l'impegno dell'assessore al commercio Dario Loffredo, per il quale però il Comune da solo non può farcela e per questo è necessario il coinvolgimento delle forze di polizia. Chiesto un incontro in prefettura per presidiare la passeggiata cittadina. È un problema serio, ma non può essere sicuramente affrontato con attenzione solo dall'amministrazione dei vigili urbani. Ma deve essere affrontato con grande puntualità e grande incisività anche dalle altre forze di polizia. Quindi sicuramente dovremo fare dei tavoli tecnici dedicati per far sì che gli interventi non siano a spot, ma siano sicuramente incisivi, ma cadenzati tutte le settimane, perché ora con Luci d'Artista, che inizierà il 15 novembre e che quest'anno, permettetemi di fare un inciso, saranno bellissime, visto che ho avuto modo già di sbirciare, di vedere qualcosa da curioso cittadino, e ci saranno sicuramente tante persone che verranno in città. Quindi è bello che troveranno una lungomare accogliente, un corso accogliente e sicuramente senza abusivi.